Antracht. L'intervista. Bergamo Film Meeting, 28ª edizione. È stato presentato un documentario che parla di zone molto vicine a Bergamo. Il titolo è Un sogno serio, ne parliamo con il regista Andrea Pellizzer. Ciao Andrea. Ciao. Allora, sono 11 quadri, 4 storie. Hai raccontato una comunità partendo da una squadra che, insomma, conosciamo tutti, perlomeno per sentito dire, che è l'Albino Leffe. Però poi in realtà non è che si parla nel tuo documentario della squadra. Sei partito pensando di raccontare la squadra e poi invece hai raccontato la comunità? Allora, siamo partiti per fare un piccolo documentario sportivo, una sorta di instant doc sportivo, perché l'Albino Leffe nel marzo di 2 anni fa, che è il momento in cui abbiamo cominciato a lavorare, era in testa alla classifica di Serie B. Li abbiamo seguiti fino all'ultima partita, che poi hanno perso. A quel punto ci siamo domandati, con tutto il materiale, con tutte le conoscenze, con tutte le storie, con tutto il vivere proprio in valle, che ci si fa? Si fa qualcosa di diverso, si tenta di raccontare una comunità, una valle, e tentando di trovare il modo, trovando un nostro modo per farlo. È un racconto bellissimo, a me è piaciuto moltissimo, io quindi ti rinnovo i complimenti perché mi è piaciuto veramente molto. Non è un documentario sportivo, questo lo dico anche perché, insomma, chiaramente parla dell'Albino Leffe, ma racconta veramente questa valle e i suoi protagonisti, con tutta una serie di interviste molto simpatiche, con un montaggio molto frizzante. Ci sono 4 storie però che raccontate, vabbè, chiaramente quella del capitano è abbastanza ovvia. Come avete scelto invece le altre 3? Diciamo, nei primi 6 mesi, quando stavamo seguendo la squadra nelle trasferte eccetera eccetera, avevamo individuato delle persone che secondo noi erano particolarmente disponibili o avevano comunque un approccio nei nostri confronti molto aperto. Questa è stata la base di partenza. Poi comunque abbiamo fatto dei casting in tutta la valle per più di 300 persone. Quello che ci siamo resi conto è che i casting andavano benissimo così a sé stanti, e che invece le 3 persone che avevamo già selezionato durante la fase delle trasferte avevamo sia del materiale in diretta, la presenza, diciamo, nella tifoseria durante l'anno particolare, e più la possibilità di sviluppare un racconto di una loro giornata tipo. Abbiamo cercato di parlare di persone normali, di persone che ci sono venute incontro e che erano disponibili a mettersi in gioco. Ci sono voluti 2 anni di lavoro, comunque dicevi prima, per raggiungere comunque un risultato molto bello, molto, molto interessante e molto toccante anche. Al di là del lavoro che abbiamo visto questa sera, a te personalmente che cosa ha lasciato? È vero che, come dicono loro, sono tutti così chiusi? Sì, sono chiusi all'inizio, diciamo. Questa è un po' una scusa che si danno perché un po' timorosi di confrontarsi con un altro tipo di persone, ma poi in realtà, quando hanno l'opportunità di confrontarsi, almeno nella stragrande maggioranza delle persone che ho conosciuto io, viene fuori molto cuore, molto, diciamo, i punti salienti, tentando di ricostruire quelle che sono le caratteristiche più comuni, sono fortissime. Fortissimo attaccamento al lavoro come senso di vita, un fortissimo radicamento di passione per la propria terra, per il proprio territorio e per la propria tradizione e cultura, e secondo me anche una voglia di cambiare, perché comunque un po' la crisi economica, che per la prima volta ha cominciato a creare dei grossi problemi in Valseriana, con aziende in crisi, aziende che non erano magari mai state in crisi fino a un anno fa. C'è la voglia di cambiare anche il rapporto con il territorio, la voglia di... Sento veramente una pulsione in questo tipo di persone. Poi io ho vissuto parecchio qua in Valseriana, ho vissuto in 3 punti diversi della valle, Albino e Leffe per periodi più limitati, invece Clusone come vera e propria base, che è la città di montagna, che era più comoda per fare i sopralluoghi, soprattutto nell'Alta Valle, e sono stato benissimo. Questo è il concetto, è stato un momento di stacco rispetto alla vita di Milano e potermi anche concentrare e ritrovare la voglia di conoscere una comunità. Io ringrazio tantissimo allora Andrea Pellizzer, se vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Antracht. Saluto tutti gli spettatori, i radio, video, webbatori di Antracht, e mi auguro che molti di voi vedranno questo film prima o poi. Antracht. 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 Antracht, l'alternativa indipendente all'informazione cinematografica.